hai tolto il diritto alla salute! Vergognati! Vergogna! Vergognati, parla con la gente! Vergogna! Senti, bravo, grazie! Ci hai tolto il diritto alla salute! Le mani di dosso! Ecco il paese di Agnone! Siamo qua! Lo hai spogliato il paese! Lo hai spogliato! Il paese di Agnone! Grazie presidente, grazie presidente! Il diritto alla salute! La salute! Il diritto alla salute! Voi non ci dovete abbandonare, non ci dovete dare il diritto alla salute. Fatelo parlare, però. Presidente, gli agnolini cercano risposte oggi qui perché... La rabbia dei cittadini d'Agnone? Ma che cosa devo dire? Ognuno si assume la responsabilità, io me l'assumo tutta prendendomi i fischi e tutto quello che con i fischi consegue. La coscienza onestamente ce l'ho a posto, sapendo che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo nel rispetto purtroppo dei tanti tagli che questa regione come le altre hanno subito, con un aggravante che sono i tanti debiti che purtroppo la sanità molisana ha assunto nei confronti del governo e sono debiti per i quali oggi ci chiedono la restituzione e non siamo nelle condizioni, al di là dei tagli, di garantire. Noi stiamo cercando di fare perché venga riconosciuto, ormai per le regioni in piano di rientro c'è questo meccanismo che chiaramente limita l'autonomia di queste regioni, entro certi limiti ovviamente soltanto, perché i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete territoriale devono essere approvati da questo tavolo tecnico che è costituito dai due ministeri vigilanti e da rappresentanti di tutte le altre regioni, perché dovete sempre considerare che a queste regioni vengono dati dei finanziamenti aggiuntivi che sono a carico dei cittadini delle altre regioni. Senta, lei per il Caracciolo che futuro ipotizza? Per il Caracciolo per il momento è presto per dire che futuro potrà essere. Noi stiamo parlando di quello che facciamo adesso e di quello che cercheremo di fare per il futuro. Poi, come dicevo, saranno i tavoli tecnici ad approvare o meno le nostre proposte. Noi stiamo cercando di salvare questa struttura perché oggettivamente questa comunità è disagiata e quindi ha bisogno di poter contare su un presidio a cui rivolgersi in caso di necessità. Fermo restando però che per tutte le patologie più complesse non può essere questo tipo di ospedale la risposta. Questo qui, cioè, purtroppo nelle cose che riguardano la sanità bisogna cercare di ragionare più con quelle che sono le conoscenze scientifiche che ormai si sono sviluppate in altri paesi oltre all'Italia e in altre regioni oltre il Molise e non col cuore, cioè io capisco i cittadini, però in realtà questo tipo di strutture può far fronte a determinate problematiche ma non ad altre, perché la miglior qualità possibile dell'assistenza sanitaria richiede un insieme di professionalità diverse che possono offrire consulenze complesse, un insieme di tecnologie che in ospedali di questo tipo non sono possibili. Basta che mi fai uscire bene.